Come vi dicevo su Facebook poco fa, mi sono fatto un regalo di Natale. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato di questa cosa. È un robot da cucina multifunzione. E non è che faccio unboxing sul canale perché mi occupo di nutrizione, diciamo di ricette salutari. Però, siccome è una gran figata sta cosa, allora ho detto, perché non faccio un unboxing qui? L'unico forse del canale in tutta la mia vita. Non l'ho aperto, Voglio vedere cosa c'è dentro insieme a tutti voi. Boh, cominciamo. La scatola gigante di questo MultiPro Classic Food Processor and Blender è gigante, proprio gigante. Cioè, adesso devo capire prima di tutto se mi serve un ingegnere per aprirla. Comunque, cominciamo. Poi, tra l'altro, vi lascio anche il link in descrizione nel caso vi piacesse. Nel caso vi piacesse, potrete comprarlo anche voi su Amazon, su dove volete. Lo trovate in tutti i negozi, naturalmente. Ma dopo la pubblicità, allora, apriamo. Sta cosa è gigante e troviamo, Madonna mia che grande, product registration, nel caso penso che sia per la garanzia. Infatti qui poi vedo se vuoi avere garanzia information. Questo naturalmente è con la presa inglese, perché vivendo in Irlanda io ho questo tipo di attacco. Poi abbiamo il libretto delle istruzioni pure in arabo, giapponese, turco, afgano e marziano. Allora, cominciamo. Abbiamo una leccarda. Che bello, io amo proprio i prodotti da cucina. Poi l'attrezzino per montare a neve. Poi, cos'è sta cosa? Vabbè, poi lo scopriamo perché non lo so neanche io che cos'è. Poi abbiamo, adesso levati. Allora, abbiamo il coperchio gigante. Questa qui mi sembra che sia 4 litri, infatti può essere utilizzata oltre che per tritare anche per impastare. Infatti c'è qui l'aggancio appunto per impastare, quindi se volete fare il pane in casa potete farlo anche con questa macchinetta. E usiamo qua. Poi abbiamo, c'è anche un, diciamo, un contenitore più piccolo, ce ne sono due. Uno penso sia solo per tritare e l'altro per impastare o per fare, diciamo, qualcosa di più grande. Poi qui abbiamo, l'extension per attaccare tutti gli accessori. Ed abbiamo finito il primo piano, perché questo è solo il primo piano, ci picchia. Pure l'imballo è pesante, buttiamo. Poi abbiamo il contenitore più grande, questo serve sia per impastare che per ritagliare, e questa rama taglierebbe anche l'adamantio degli artigli di Wolverine, è proprio gigante. Poi, secondo piano, andiamo a piano terra, abbiamo una scatola che poi dopo apro. Ci picchia che è pesante. Tutto vetro, termoresistente, questo è l'extension per il frullatore. Mamma mia, è pesantissimo. Pesa più delle mie battute. Che dico solo cazzate. Il coperchio per il frullatore. Un altro coperchio per non so cosa. Ma quanta roba c'è qua dentro? Infine, il motore principale. E per cui possiamo spostare la scatola a piano inferiore. Benissimo. Vediamo cosa c'è. Vi faccio vedere un po'. Anzi, quasi quasi apro prima la scatola, vediamo che cosa c'è qua dentro. Qui abbiamo praticamente gli altri inserti. Questo è per grattugiare fine, per grattugiare più grossolanamente, quindi per fare la julienne. E voi mi direte, ma Pasquale, ma a me che ce ne frega che ti sei comprato? Lo so. Ma infatti non è che dovete per forza guardare il video. No, ve lo volevo condividere perché ho fatto questo acquisto. Uno, perché sono una donna da cucina. Io mi piace parlare di nutrizione, ma mi piace cucinare come se non ci fosse un domani. E poi perché ho pensato, se invece di avere vari
prodotti tipo il tritatutto, la macchinetta per montare a neve, la macchina del pane. Se invece avessi una sola macchinetta non sarebbe meglio? Così evito di farmi cacciare di casa da mia moglie, che mi dice sempre: no, dove la metto questa? Dove la metto? Questo va online, lo vedete? Sono fottuto. E va bene, adesso togliamo tutto. Così vi faccio vedere anche il rotore, perché dopo ho comprato. La cosa interessante di questa macchinetta è che ha, adesso ve lo faccio vedere in camera, la possibilità di avere fino a 8 velocità, di cui una pulsante, e quindi è proprio bellissimo. E in più c'ha i piedini che sono quelli che si attaccano, come si dice? A ventosa. Sono quelli a ventosa, in maniera tale che quando tritate non si muova niente, e soprattutto quando impastate, perché si sa benissimo che quando si impasta la fermezza del corpo motore è bellissima, averla stabile. Vabbè, era solo per condividere questo acquisto con voi, dato che sono povero. Comunque, quando compro qualcosa mi piace condividerla. Questo non so assolutamente che cacchio sia. E ragazzi e ragazze, buon lunedì. Questo è siamo lunedì 24, la vigilia di Natale. Mi sono aperto il regalo prima. E niente, ci vediamo poi sul canale YouTube. Vi ricordo che mercoledì esce il video relativo alle allergie alimentari, che esce praticamente mercoledì mattina alle 7, sia in inglese che in italiano. E cos'altro dirvi?